Mi chiamo Giovanni e sarò il vostro periegeta. Mi piace visitare luoghi abbandonati, rovine antiche e paesaggi da favole. E sono solito raccontarli tramite l'obiettivo della mia fotocamera. Ho iniziato esplorando mete vicine per poi allontanarmi sempre di più, per raggiungere nuove destinazioni e crescere. Memore del celebre motto latino, Sic Parvis Magna. È più facile per uno straniero apprezzare le bellezze della regione che lo ospita piuttosto che per colui che la abita tutti i giorni. Sembra un paradosso inspiegabile, tuttavia la soluzione è molto più semplice di quanto si possa immaginare. L'abitante del luogo è assuefatto dalla quotidianità. Vedere ogni giorno le stesse montagne, valloni, torrenti, sentieri e vestigia antiche lentamente cancella la consapevolezza della bellezza che si dispiega dinanzi agli occhi. Solo quando un visitatore straniero, o meglio ancora se illustre, si reca in questi luoghi, tutto riprende la sua dimensione originale. Il bello torna eccezionale e non ordinario. Nel 1847 l'inglese Edward Lear fu rapito da quest'angolo di Calabria e dalle poche case che costituiscono il borgo di Pietrapennata. L'inglese, il cui passaggio è ancora ricordato in questi luoghi, fu incantato dai boschi di leccio che ritrasse nei suoi disegni e descrisse con queste parole. Boschi incomparabili bordavano la radura come parchi, o formavano dei paesaggi magnifici con i loro grigi tronchi e rami sparsi sopra rocce e valli strette. Oh, boschi rari di Pietrapennata! Di tutti i luoghi che abbiamo esplorato fino ad oggi, pochi ci hanno restituito un senso di pace e armonia come la chiesa di Santa Maria dell'Alica. L'itinerario da percorrere per raggiungere i ruderi si configura a tratti come un percorso di catarsi dello spirito, attraverso quella che è chiamata Valle del Silenzio. Questo percorso inizia parcheggiando la macchina presso il cimitero di Pietrapennata e liberandosi di questo moderno mezzo di trasporto sempre più disprezzato quanto indispensabile. Il sentiero che conduce ai ruderi è percorribile solo a piedi e richiede circa mezz'ora di cammino. Tuttavia, già dopo pochi passi, si è proiettati in una realtà più profonda. Costeggiando i ripidi valloni che bordano il sentiero, immergendo lo sguardo nel lussureggiante fogliame della vegetazione, si viene a capo delle motivazioni che hanno condotto a battezzare questo luogo Valle del Silenzio. Un profondo senso di pace si impossessa del viandante che placido procede lungo la via segnata della terra battuta. Il percorso disegna alcune dolci curve che offrono affacci paradisiaci della chiesa, visibile anche in lontananza, e della morfologia che si sviluppa tutt'attorno. Dopo aver superato un rivolo d'acqua che ruscellava incessantemente fra le pietre levigate dagli agenti atmosferici, abbiamo accorciato ulteriormente la distanza che ci separava dalla chiesa. I ruderi erano ormai sempre più definiti ed imponenti. Finché, con un ultimo passo, abbiamo raggiunto la nostra destinazione. La chiesa di Santa Maria dell'Alica.
Molte sono le teorie sull'etimologia del termine alica. Probabilmente deriva dal greco lykos, che significa bosco, a sottolineare la natura remota del luogo. Quando la chiesa fu fondata, probabilmente nel XII secolo, presentava una pianta a navata unica e un'abside finale. Oggi è difficile identificare l'andamento dell'abside sia a causa dell'alta vegetazione, sia a causa di un ambiente quadrangolare databile presumibilmente tra il XVII e il XVIII secolo, che si è sovrapposto alla struttura. Alcuni studiosi identificano questo ambiente con la sacrestia. Prima ancora della costruzione dell'ipotetica sacrestia era stato eretto il campanile. Era molto curato nei particolari ed elegante, come è possibile apprezzare ancora oggi dal doppio ordine e dalla cornice di mattonelle policrome. Quest'ultimo particolare lo rende molto simile al campanile della chiesa di San Sebastiano della Mendolea. Attraverso una frattura è possibile dare un'occhiata allo sviluppo interno della struttura. Lo spazio dove è stata edificata la chiesa presenta una serie di terrazzamenti definiti da muri a secco negli ordini più bassi e da un sistema di mura di contenimento e contrafforti nelle immediate vicinanze dell'edificio di culto. Fino alla fine dell'Ottocento la chiesa di Santa Maria dell'Alica ha custodito una statua di marmo bianco, raffigurante la Madonna con bambino, attribuita ad Antonello Gaggini. Oggi la statua si trova nella chiesa parrocchiale di Pietrapennata. Molti sostengono che la chiesa di Santa Maria dell'Alica sia stata in realtà un monastero e che i rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli non hanno lasciato molte tracce della complessità originaria della struttura. Sembra probabile che la chiesa rientrasse nella cosiddetta Via dei Romiti, un itinerario relativo al passaggio dei monaci dove sorgevano ricoveri in cui gli uomini di chiesa potevano meditare, pregare e soggiornare. Al cospetto della vallata che si sviluppa di fronte ai nostri occhi, comprendiamo la regola non scritta in base alla quale i luoghi isolati immersi nella natura offrivano le condizioni ideali per il raccoglimento ed erano preferiti per erigere monasteri e chiese. Tuttavia una grave minaccia si affaccia su questa chiesa. Lo stato attuale della struttura è molto precario. Si ha l'impressione che solo una forza sovrannaturale consenta a questi ruderi di rimanere in piedi contro qualsiasi legge della fisica. Prima o poi anche questo incantesimo potrebbe svanire e l'incuria potrebbe avere la meglio. Con questa pena nel cuore, lasciamo la chiesa di Santa Maria dell'Alica. Sulla via del ritorno ci siamo fermati a contemplare uno spettacolare tramonto sull'Aspromonte. Non possiamo evitare di chiederci cosa avrebbe pensato Edward Lear di questi colori.